Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione della forza del Padre Yehovah Hashem Yahweh Shai. E siamo qui fuori per insegnare, per risvegliare il popolo di Yashar Allah, il popolo del Padre, così chiamato Israele, e anche a profetizzare la caduta di questo regno che è governato dai malvagi, ok? Prima di iniziare, diamo il lodi come al solito. Diamo tutti il lodi, gloria, onore e ringraziamenti al Padre. Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Burka Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah, che stanno lavorando sulla vigna che è la terra in questi ultimi giorni, facendo sì che questa verità possa arrivare dappertutto il mondo. Pace e saluti anche a coloro che con sincerità accettano questa verità qui. Shalom. E oggi non ho una lezione preparata, andremo attraverso lo spirito. Vediamo dove ci porterà lo spirito. Chattando con un fratello ieri, fratello della GMS Finlandia, sì, parlavamo e lo dicevo che, guarda, spesso mi trovo proprio senza ispirazione, senza titoli, senza niente da insegnare, non mi vengono in mente. E lui mi ha detto una parola che ritengo molto forte, che mi ha colpito. Mi dice, se non, che ha sentito da un altro fratello, che se non hai argomenti da insegnare, accendi la camera e vai attraverso lo spirito. Ed è quello che faremo qui oggi. E voglio iniziare parlando di ciò che sta succedendo al mondo, che stiamo vedendo, che stanno succedendo molte cose oggi. E queste cose sono cose che ci fanno capire che questo libro, le profezie sono vere, ok? Le profezie sono vere. E prendo quello che sta succedendo in Israele, tra israeliti e palestinesi, che sapete, gli israeliti lì sono i falsi israeliti, sono la casa di Amalek, sappiamo. I palestinesi, tra i palestinesi ci sarebbe qualche vero israelita, ma anche lì è infestito da Ishmael, ok? E sapete chi è Ishmael, no? Così chiamati fratelli islamici, ok? Ma non proprio degli islamici, ma Ishmael e gli arabi, ok? Gli arabi. E beh, c'è un versetto che ho piacere di tirare fuori. Il libro di Sofonia 3:8. Ok, questo è il libro di Sofonia, capitolo 3, leggo dal versetto 8. Perciò aspetta, mi dice il Signore Yahweh, per il giorno che mi alzerò per il bottino, perché ho decretato di radunare le nazioni, di riunirle i regni, per versare su di loro la mia indignazione. La parola indignazione sappiamo che
è l'arrabbio santo, è un arrabbio giusto, ok? La mia indignazione, tutto l'ardore della mia ira, poiché tutta la terra sarà divorata dal fuoco della mia gelosia, ok? Ed è quello che stiamo vedendo, che sta succedendo nel Medio Oriente, ok? Il padre sta facendo un gran lavoro, pian pianino, sta radunando tutte queste nazioni da quella parte lì. E se guardate tra le ultime lezioni che ho fatto, che ho tirato fuori il precetto riguardo la montagna di Jehoshaphat, ok? Che è lì che sarà l'ultima guerra, che è la terza guerra mondiale. Allora, che cosa sta succedendo? Il padre sta radunando queste nazioni. È iniziato già con Israele, ok, e Palestina. E quello che mi colpisce molto di più è che nei giornali dipingono la storia diversamente, non la raccontano giusto come hanno sempre fatto, ok? Ora sembra che quelli che sono perseguitati sono gli israeliti, ok? Questo sembra, d'accordo ai racconti che fanno vedere, quando è tutto diverso. Si menano tra i due paesi, ma anche Israele ha piombato di bombe su questi poveri, sui civili lì, ma non fanno vedere mai quella parte lì, fanno vedere la parte solo degli israeliti che stanno soffrendo. E questo è una qualità dei malvagi. Loro si fanno vittime, okay, di qualsiasi cosa. Quando sono loro a causare problemi, ok? E infatti sappiamo che Israele è un alleato di America, ok? E America con i paesi NATO. E sappiamo che i russi stanno dalla parte contro Israele. E quindi, se stiamo attenti, vediamo che queste profezie stanno arrivando. Stiamo arrivando proprio in quegli ultimi tempi, quegli ultimi giorni, che il padre visiterà il mondo che ha creato, ok? E che cosa succede? Quando si metterà in mezzo gli americani, verranno fuori anche i russi contro, ok? E la Cina sta dalla parte dei russi, ok? E Iran e tutti gli altri paesi arabi. E America ha i suoi alleati europei. E vediamo come inizia pian pianino a formarsi questa terza guerra mondiale. E questo è per coloro che credono che le profezie di questo libro non succederanno mai, ok? Queste cose stanno succedendo a velocità di luce, ok? Ora stiamo vedendo anche gli sviluppi riguardo le acque, ok? Sapete cosa è? Che non nomino il termine, se no mi cancelleranno i video. Stiamo vedendo gli sviluppi riguardo le acque, ok? E queste cose, coloro che non sanno la verità cadranno vittime a queste cose qua, a questi inganni dei malvagi, ok? Perciò siamo qui a profetizzare la caduta di questo regno e fare un benvenuto al regno del nostro Signore, del nostro Salvatore, Yahweh Shai, ok? Il figlio del Padre, Yahweh, ok? Il re di Yashar Allah. E attraverso lo Spirito sappiamo che i veri israeliti sono i così chiamati negri, nativi americani e latini, ok? Ora andiamo a vedere altri precetti. Ricordiamoci che stiamo andando attraverso lo spirito, ora sto guardando un po'.
dunque abbiamo visto che tutti i segni che ci sono stati raccontati nel libro di Matteo capitolo 24, ok? Da Misa 34, che Yahweh Shai dice ai suoi apostoli, i segni che saranno negli ultimi giorni, ok? Tsunami, distruzione, terremoto. Stiamo vedendo a raffica queste cose qui che stanno succedendo, non manca nessuno di queste profezie qui, ok? Abbiamo visto vari eclissi lunari, vari fenomeni che ci fanno capire che siamo proprio all'ultimo della dispensione di questo regno qui, ok? Questo regno guidato dai malvagi, ok? Ora, vediamo cosa prendere qui. Ok, dal libro di Amos, capitolo 3, versetto 7. Ok, come avevo detto all'inizio, che siamo qui per profetizzare, e la parola profetizzare vuol dire prima, ok? Perciò noi siamo qui per dire che succederanno certe cose prima che succedano, che questo regno arriverà alla sua fine, arriverà alla sua caduta, ok? E infatti il libro di Amos, capitolo 3, versetto 7, dice: poiché il Signore Yahweh, potere, non fa nulla senza rivelare i suoi segreti ai suoi servi, i profeti, ok? E chi sono i servi del Padre? Sono i figli di Yashar Allah, coloro che ha scelto, iniziando dai nostri apostoli e anziani della Great Millstone. Il Padre rivela queste cose a loro, e loro ci hanno insegnato queste cose qui, e ora siamo dappertutto il mondo, siamo sparsi in diversi angoli, ok? Chiamando, ok? I nostri, e facendoli sapere quelle cose che succederanno tra poco, così non cadranno vittima. Ma noi sappiamo che non possiamo salvare tutti, e sappiamo che non possiamo salvare una moltitudine, ok? Perché sappiamo attraverso il libro di Zecaria che due terzi della casa di Yashar Allah verranno distrutti assieme ai malvagi, sarà salvato solo un terzo, ok? E noi speriamo, ecco perché siamo qui fuori, non perché vogliamo venire fuori a fare queste cose qui, ma perché abbiamo il timore del Padre, Yahweh Hashem Yahweh Shai, ok? Stiamo lavorando verso la nostra salvezza, stiamo facendo quello che ci ha chiesto di fare se vogliamo essere salvati, e sperando, pregando per la sua misericordia affinché ci possa salvare, ok? Affinché non cadremo vittime della sua distruzione, perché il Padre è terribile, ok? Il Padre è proprio terribile, non è il tenerone che ci ha fatto capire la Chiesa finora, il Padre è terribile, ok? E noi non vogliamo cadere nella sua indignazione, nella sua ira, perché questa cosa non è fatta per la casa di Yashar Allah, ma la casa di Yashar Allah ha il collo rigido, preferisce andare con i malvagi, ok? E come vedete, succede spesso che quando profetizziamo per le strade, la gente va su e giù, non ascolta. Anche coloro che sono i veri israeliti, sono i primi a girare il volto da un'altra parte. Ognuno fa il suo, proprio come i tempi di Noè, ok? Noè gli diceva che guardate che arriva il diluvio, succederà questo, lo prendevano come un pazzo, ok? Fino all'ultimo giorno che è venuto il diluvio e hanno saputo che, oh cavoli, ed è la stessa cosa che succederà questa volta qui, solo che il diluvio questa volta sarà attraverso il fuoco, ok? Infatti c'è un precetto che vorrei tirare fuori riguardo
Questo è il libro di Ezechiele, capitolo 37, versetto 9. Allora egli mi disse, profetizza allo spirito. Infatti questo non mi dà la parola di certo. Vediamo, sto guardando altre. Sono sulla Blue Letter, vediamo se la Blue Letter mi lo dà. Eccoci, il libro di Ezechiele, capitolo 37, versetto 9. Poi mi disse, profetizza al vento, profetizza figlio dell'uomo e di al vento, così dice il Signore Yahweh. Ma secondo voi perché è scritto vento là? Questo è il padre Yahweh che stava parlando con Ezechiele, ok? E diceva a lui, profetizza al vento. Perché noi, è la stessa cosa che stiamo facendo in questo momento, stiamo profetizzando al vento, non c'è nessuno. La gente passa, nessuno si ferma, ok? Perché questo è un popolo con il collo rigido, ok? È un popolo che non ascolta, ok? È un popolo lavato da cervello, indottrinato di maligno. Ecco perché il padre deve intervenire attraverso suo figlio Yahweh Shai. E come sapete il libro di Isaia che dice che la sapienza sarà la stabilità dei nostri tempi, ok? Se noi non conosciamo questa verità, se non conosciamo il vero nome del padre e non facciamo la sua volontà, Non possiamo avere la salvezza, ok? Infatti, senza questa verità non siamo altro che ossa secca, ok? Siamo come dei zombie. Prendete l'ossa dell'uomo, senza pelle, senza carne, senza muscoli, senza niente, scheletri. Questo è quello che siamo. È questa verità che ci dà la vita, ok? Sempre sullo stesso capitolo, il libro di Ezechiele, capitolo 37. Vorrei leggerlo da versetto 1. La mano dell'Eterno Yahweh era su di me e mi portò fuori nello spirito dell'Eterno e mi dispose in mezzo alla valle che era pieno di ossa, ok? E mi fece passare da loro tutto intorno ed ecco, ce n'erano moltissimi nella valle aperta e ecco, erano molto asciutti. Questo rappresenta noi, figli di Israele, essendo stati vittime di queste schiavitù portate in diversi paesi, dappertutto, scacciati via dalla nostra casa, abbiamo perso la conoscenza che sono i statuti, i comandamenti del Padre, abbiamo perso queste cose qui, ok? Abbiamo cominciato a sposare diverse filosofie dei altri vari paesi dove siamo stati schiavi, ok? E che cosa è il risultato di questo? Siamo diventati delle ossa secca. Eravamo degli zombie, in poche parole, ok? Versetto 3, capitolo 37, libro di Ezechiele. E mi disse, figlio dell'uomo, possono vivere queste ossa? E io risposi,
Oh Signore Yahweh, tu lo sai. Di nuovo mi disse, profetizza su questa ossa e di loro, o ossa secche, ascoltate le parole dell'Eterno Yahweh. Così dice il Signore Yahweh a queste ossa, ecco io farò entrare il respiro in te e tu vivrai. Ma prima abbiamo letto e dice, oh ascolta queste ossa qui, perché non tutte ascolteranno. E coloro che ascolteranno, cosa succede? Dice, così dice il Signore Yahweh, potere, a questa ossa, ecco, io farò entrare il respiro in te e tu vivrai. E questo deve farvi ricordare il respiro che il Padre ha respirato in Adamo, il sospiro che ha dato Adamo. E questo sospiro vuol dire i suoi leggi, statuiti, comandamenti, ok? Perché il Padre ha fatto conoscere solamente al suo popolo i suoi statuiti. Infatti andiamo a prendere velocemente quel precetto là e torniamo qui. È nel libro di Salmi. 55. Ok, questo è il libro di Salmi, capitolo 147, questo è il libro di Salmi, capitolo 147, versetto 19, dice, egli mostra la sua parola a Giacobbe, i suoi statuti e i suoi giudizi a Israele. Non ha trattato così con nessuna nazione e quanto ai suoi giudizi non lo hanno conosciuto. Lodate il Signore Yahweh. Infatti, stavo dicendo che questi comandamenti non la conoscono altre nazioni, ecco perché hanno leggi schifose contro il padre, ok? I uomini possono sposarsi con gli uomini e le donne possono, ok? Possono fare tutte le abominazioni di questo libro perché questi comandamenti statuiti non è stato dato a loro. Leggo di nuovo il libro di Salmo 147, versetto 19. Egli mostra la sua parola a Giacobbe, i suoi statuiti e i suoi giudizi a Israele. Non ha trattato così con nessuna nazione e quanto ai suoi giudizi non li hanno conosciuti. I figli di Israele sono gli unici che conoscono, che possono almeno conoscere i comandamenti e i statuiti del Padre. Gli israeliti sono gli unici che possono sapere la volontà del Padre. Infatti questo ci porta dietro a quello che dicevamo prima dell'Adamo. Il padre ha fatto questo sospiro e quando si parla di Adamo si intende la nazione degli Adamiti. E questo prima di... E come sapete noi attraverso lo spirito crediamo nella reincarnazione, ok? Torniamo dopo ogni terza generazione, come dice le scritture, ok? Ne ho fatto abbastanza lezioni riguardo questo, c'è anche una playlist riguardo tutti i precetti, riguardo la reincarnazione. Gli Adamiti sono la reincarnazione degli israeliti oggi, ok? Gli Adamiti sono gli israeliti, perciò il padre ha trattato solamente con questo gruppo di popolo. I suoi statuiti, i suoi leggi li ha dato a questo popolo,
perché li ha creati per onorarlo, per essere una nazione di sacerdoti, ok? Questa è la volontà del Padre. Ora, tornando nel libro di Ezechiele, capitolo 37, versetto 5, così dice il Signore Yahweh a queste ossa: ecco, io farò entrare il respiro in te e tu vivrai. E questo respiro sono i suoi comandamenti e statuti, la verità, ed è quello che fa vivere l'anima, perché questa carne non vale niente, intanto corromperà e diventerà polvere da dove è venuto. E lo spirito dentro è indistruttibile. Solo il Padre può distruggere lo spirito, ma lo spirito rincarna e torna, ok? E questo spirito è quello che prende questi comandamenti statuiti e diventa vivo, ok? Non tutte le persone che vedete camminare sono normali. Coloro che non hanno questi comandamenti statuiti non sono altro che delle ossa secca, ok? Delle ossa secca sono, in poche parole, dei zombie, ok? Versetto 6, capitolo 37, libro di Ezechiele. E metterò i tendini su di te, e farò salire su di te la carne, ti coprirò di pelle, e metterò alito in te, e vivrai, e saprete che io sono il Signore Yahweh. Conoscendo questa verità, veniamo in conoscenza del Padre, di chi è il Padre, qual è la sua volontà. E la sua volontà li troviamo attraverso i suoi comandamenti e statuiti, il libro della legge, ok? In più, conosceremo il suo vero nome che è nascosto dal mondo a coloro che non lo cercano con sincerità, non possono avere questo suo nome. Il suo nome ce l'ha solamente i figli di Yashar Allah, coloro che il Padre ha scelto fin dall'inizio, dal principio, di farli conoscere il vero suo nome, perché i nomi che il mondo conosce sono nomi falsi, nomi falsificati dagli uomini, nomi che non c'entrano niente, ok? Versetto 7, così ho profetizzato come mi era stato comandato, e come ho profetizzato ci fu un rumore, ed ecco un terremoto, e le ossa si unirono da osso a osso, ok? Queste ossa che erano spappolate dappertutto, lui ha profetizzato a loro, parlandoli di queste cose, e si sono unite, e questo rappresenta la casa di Yashar Allah, non sta parlando di ossa literali. Questo è stato il nostro stato, ok? Infatti c'è un precetto da aggiungere. Ok, questo è il libro di questo è il libro di Apocalisse, conosciuto come Rivelazione, capitolo 11, versetto 8, e dice: e i loro cadaveri giaceranno nelle strade della grande città che spiritualmente è chiamato Sodoma ed Egitto, dove anche il nostro Signore fu crocifisso. Infatti quello che sta dicendo, e dice che la città si chiama spiritualmente Sodoma ed Egitto, questo rappresenta America, ok? Questo rappresenta America, ok? Perché questa città si chiama spiritualmente Sodoma ed Egitto, dove anche il nostro Signore fu crocifisso. Sì, loro hanno crocifisso il nostro Padre, ok? Cancellando i suoi leggi statuiti e introducendo le loro leggi
che sono contrario a quello che dice il padre. Infatti, se guardate, in America hanno fatto venire fuori di quei leggi che sono tutti, ogni cosa che il padre dice, loro hanno fatto il contrario di tutto. Ok? Così hanno crocifisso, ok, il nostro Signore, ok? E il cadavere che sta dicendo rappresenta i figli di Asharala che sono stati portati in schiavitù lì. Alcuni erano già lì, ok? E loro sono i cadaveri perché non hanno la verità. Hanno sempre mangiato dalle menzogne che i così chiamati uomini bianchi li hanno sempre fatto credere. Le menzogne che hanno sempre fatto credere i figli di diavolo, ok? Coloro che fanno la volontà del diavolo, ok? E queste filosofie che sono diverse religioni, diverse bugie, bugie dietro bugie, li ha reso morti, ok? E questo è un bel precetto riguardo questo che stiamo leggendo nel libro di Ezechiele. Ora torniamo al libro di Ezechiele. Versetto 7, capitolo 37. Così ho profetizzato come mi era stato comandato, e come ho profetizzato ci fu, anzi, ok, versetto 8. E quando vidi, ecco, i tendini e la carne salirono su di loro, e la pelle li copri in alto, ma non c'era respiro in loro. Poi mi disse: profetizza al vento, profetizza figlio dell'uomo, e di al vento, così dice il Signore Yahweh: vieni dai quattro venti, o respiro, e alito su questi uccisi, affinché possano vivere. Ok? E questo alito che si sta parlando sono i comandamenti statuiti, la verità. La verità che non si trova nella chiesa né in nessuna religione, ok? Perché non hanno il vero nome del Padre, non hanno la verità, non hanno i giusti spiegamenti delle scritture, non li hanno. Ce l'hanno solamente i veri figli di Asharala, i figli di Israele, ok? Versetto 10. Così ho profetizzato come aveva comandato, e il respiro è entrato in loro, ed hanno vissuto, e si sono alzati in piedi un esercito immenso. Ed è quello che sta succedendo. Questa profezia è successa attraverso i primi anziani, i primi profeti che hanno iniziato a profetizzare, iniziando da Abba Bivens, ok? Da Araya, e poi arrivando ai nostri apostoli, ok? Che sono gli apostoli della Great Millstone, apostolo Taha, apostolo Gabar, apostolo Aramla, apostolo Raka, ok? Da questi uomini hanno cominciato ad insegnare, ok, questa verità. Infatti abbiamo i campi aperti dappertutto, ok? In America ci sono campi aperti dappertutto, in Africa, e in Europa, in tutta Europa, ora anche in Italia, ok? Questo è questa profetizzazione che stiamo leggendo, ok? Perciò noi, senza i statuti, senza i comandamenti del Padre, non siamo altro che delle ossa secche, ok? In poche parole, degli zombie, ok? E infatti, andiamo a prendere il libro di Isaia. Anzi, leggo dall'inizio, il libro di Isaia, capitolo 1, versetto 1. La visione di Isaia, figlio di Amos, che vide riguardo a Giuda e Gerusalemme, ai giorni di Uzia, Lotam, Acaz ed Ezechia, re di Giuda. Ok? Ascolta, o cieli, o porgi orecchio, o terra, poiché l'Eterno ha parlato. Io ho nutrito e allevato figli, ed essi si sono ribellati contro di me. Questo è sempre successo da generazione a generazione, ok? Tra i figli di Israele. I figli di Israele sono così veloci ad andare dietro
le filosofie dei loro oppressori, ok? Non cercano mai la verità del loro padre, non cercano mai la verità del vero Vangelo, vanno dietro a delle filosofie degli uomini, vanno dietro a delle menzogne degli uomini, vanno dietro ogni altra nazione, tranne Israele, quello che dice il padre. Se chiami uno adesso, un così chiamato negro, e lo dici che guarda che sei israelita, lui dice no, lui dirà di no. Infatti, versetto 3 dice, il bue conosce il suo padrone, e l'asino la culla del suo padrone, ma Israele non lo sa, il mio popolo non tiene conto. Sì, siamo un popolo proprio ignorante, perché l'asino conosce il suo padrone, ma noi non conosciamo, andiamo dietro a delle filosofie sbagliate, ok? Il padre chiama, fa ogni cosa per radunare il suo popolo. C'è anche il versetto che dice, vi ho radunato come una gallina raccoglie i suoi piccoli sotto i suoi piumi, ok? Ma sempre dimentichiamo queste cose, appena cominciamo a soffrire un po', ribelliamo e andiamo dietro a delle filosofie mondane che non ci possono aiutare. Versetto 4 dice, ah, nazioni peccatrice, popolo carico di iniquità, discendenza di malfattori, figli di corruttori, hanno abbandonato l'Eterno, hanno provocato ad ira il Santo di Israele. E se non sono andati dietro, ok? Ed è questo che continuiamo sempre a fare, a provocare il Padre, chiamando nomi falsi di Cesare Boggia, ok? Andando dietro a delle statue false, come fanno nelle chiese qui. Le chiese hanno più statue, ci sono più statue nelle chiese cattoliche qui in Italia e dappertutto in mondo che nelle case dei sciamani, ok? Vanno dietro sempre delle menzogne. Il giusto è visto come il cattivo e il cattivo è visto come il giusto. È un mondo proprio pronto alla distruzione. Il padre deve intervenire. Se no, andando via avanti così, saremo finiti tutti tra i pochi anni. Infatti, come sapete, questi figli dei Mavaggi, così chiamato uomo bianco, sono sempre, hanno una marcia sempre in avanti, ok? Coloro che volevano ridurre il popolo del mondo, tutto all'improvviso vi amano adesso. Vogliono salvarvi, vogliono darvi le acque, ok? Queste acque che vi farà rincoglionire, ok? Perdonate il mio francesismo, queste acque che vi farà morire, ok? E sono tutti sulla fila, la stanno prendendo perché vogliono viaggiare, perché vogliono fare le vacanze, perché vogliono andare qui e lì. Vedete che l'ignoranza è proprio quello che è la cosa più micidiale che le bombe nucleari e tutti gli altri. L'ignoranza è quello più micidiale. C'è la scrittura che dice nel libro di Osea, era capitolo, se non sbaglio, 4. Questo è il libro di Osea, capitolo 4, versetto 6. Il mio popolo è distrutto per mancanza di conoscenza, poiché ha rigettato la conoscenza, anch'io rigetterò te, perché non sarai per me un sacerdote, visto che hai dimenticato la legge del tuo potere, Yahweh, anch'io dimenticherò i tuoi bambini. Ok? Il padre ci ha lasciato. Il padre ci ha lasciato, ci ha abbandonato, perché noi abbiamo dimenticato dei suoi statuti, i suoi comandamenti. Abbiamo le scritture, ma non facciamo quello che è scritto nelle scritture. Le scritture ci danno dei comandamenti precisi, ma noi facciamo tutto al contrario.
Le scritture dicono che un uomo non deve dormire con un altro uomo. Noi facciamo il contrario e diciamo, oh, è una nuova generazione. Dice che le donne non devono vestirsi degli abiti degli uomini e gli uomini non devono vestirsi degli abiti delle donne. Noi facciamo tutto il contrario. Questa è l'ignoranza, ok? L'ignoranza è poi anche è un odio apposto. Se tu stai nell'ignoranza di questa verità, tu in pratica stai lanciando un appello di odio al padre, ok? È un appello di odio, perché l'ignoranza cosa fa? Fa tutto il contrario di quello che devi fare. Il padre dice non mangiare il maiale, non mangiare i gamberi. Questi animali hanno il motivo perché sono stati creati per pulire la terra. Ma no, l'uomo dice no, il padre non sa quello che ha, non sappiamo il motivo perché lo dice, ma noi lo mangiamo lo stesso. Il maiale è più consumato di tutte le carni di questo mondo qui. Quando ce ne sono altre cose pulite che possiamo mangiare, ok? I gamberi li mangiamo, ecco perché troviamo in mare tutto sporco, ok? Perché questi animali sono stati creati per pulire la terra, ok? I gamberi, le lumache, queste cose qui, sono state create per pulire l'acqua, ok? Ma noi uomini abbiamo consumato tutto, li consumiamo e perciò abbiamo dappertutto tutto sporco, ok? E quando torna il padre, non torna scherzando, non torna ridendo come ci fa credere la Chiesa, torna a distruggere. È già venuto a morire per i nostri peccati, ma questa volta torna proprio con una furia, con un'indignazione, ok? Torna a distruggere. Dovete svegliarvi da queste menzogne qui. Dovete svegliarvi da questo stato di zombie che siete, ok? Che il tempo non ce n'è neanche tanto. Stavo dicendo, il tempo non ci è rimasto tanto. Abbiamo iniziato questo video parlando di quello che sta succedendo a Medio Oriente e leggendo anche scritture che dice che la determinazione del padre è quello di radunare questi paesi da quelle parti del mondo lì, ok? Per poi spaccarli con la sua furia attraverso i cari, i così chiamati UFO, che sono i cari del padre, ok? Noi speriamo a un regno molto sano, speriamo a un regno diverso da questo regno malvagio, speriamo a una luce dopo questo tenebre, perché in questo regno, in questo momento, stiamo vivendo in tenebre, ok? Quando gli uomini fanno tutte le cose contrarie ai statuti, ai comandamenti del Padre, e rendono la vita impossibile a coloro che devono seguire i suoi comandamenti. Li rendono proprio assolutamente impossibile di seguire questi comandamenti. Ecco perché abbiamo tutto girato al contrario. Ecco perché ci sono sofferenze. Ecco perché c'è tutta questa ignoranza. E sapete chi sono questi qua che hanno fatto tutte queste cose qui? Iniziando dal nostro popolo, essendo i figli di Israele, ai malvagi che sono stati creati per quello, i così chiamati uomini bianchi, ok? Io spero che questa lezione è stata edificante, anche se siamo andati attraverso lo spirito. Io credo che il padre mi ha suggerito, il padre ha fatto questa lezione, e spero che lo spirito arriva a qualcuno oggi. E cominciate a avere il timore del Padre, abbiate il timore del Padre, perché il Padre non scherza. È che se voi non conoscete proprio la grandezza del Padre, siete ingannati davvero, siete fregati, perché tutto all'improvviso arriverà proprio boom. E cavolo, dai, abbiate timore del Padre. Detto questo, spero che siete stati edificati, voglio lasciare tutto nel sacro nome del Padre, Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rukah Kodash. Mi doppio onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS,
per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah, facendo sì che questa verità possa arrivare dappertutto. E anche Shalawam a quelle poche Aquat che con sincerità cercano questa verità. Shalawam, alla prossima, Shalawam.